Ciao ragazzi, noi siamo Poco Gamers. Io sono Zucchi. E io sono Ryozan. E ben ritrovati in questo nuovo episodio di Final Fantasy Brave Exvius. Ce la faranno i nostri eroi a fuggire dalla fabbrica? Lo scopriremo. Oppure ci fregheremo l'airship, visto che siamo rimasti senza e mi sono rotto di camminare. Esatto. Chi vota a favore? Io. Beh, allora evitiamo di perderci in ciance e andiamo. Corri, corriamo. Forest, corri. Ecco i tre punti di domanda, basta. Bene. E avevo il sospetto che alcuni topi troppo cresciuti fossero riusciti a entrare e che avessero attivato il sistema di sicurezza. Fantastico. Ha chiedato del chi topo, sei? Ma che roba. Infatti, chi sei che vogliamo picchiarti? Cos? Ma chi è il fratello di Lid, questo? Ma che si trattasse di te, Lid. Sono vestiti uguali, hanno lo stesso colore di capelli. I capelli rossi, gli occhiali. Gli occhiali verdi, cioè, chiaramente. Fatti. Ivan, che ci fai tu qui? Ottima domanda, comunque sì, penso che sia lui. Sì. Mi hai tolto le parole di bocca, sorellina. Mi sembra un po' supponente e mezzo... Vuole botte semplicemente. Sì, dà quell'impressione. Non dirmi che tu e i tuoi amici siete quelli che stanno causando così tanti problemi a Lord Veritas. Lord Veritas ancora. E siamo a due. Mamma dopo mia. L'assativo, ecco un altro che si rivolge a Veritas chiamandolo Lord Veritas. Ah, che ansia veramente. Eccolo. Lord Veritas? Quindi stai lavorando per lui, non è vero? Qualcuno si sta arrabbiando. Tu dici? Oh no, amico. Tu puoi solo rispondere alle domande con altre domande quando sei il tizio in comando. In carica. Ti odio. Quello che è. Ti odio. Ha una... sapete quando trovate quelle persone che già come parlano sentite questo fastidiosissimo prurito alle mani che avete voglia di dargli gli schiaffi a due finché non diventano dispari? Esatto. Io mi sento un po' così in questo momento. Anche io. Comunque, la vostra presenza in questo posto mi fa sapere tutto ciò che ho bisogno di sapere. E non permetterò a nessuno di interferire con i piani di Lord Veritas. Mi sta salendo l'omicidio ogni volta che dice Lord Veritas. Sì, cioè, veramente. Ha un modo così antipatico di porsi. Deve essere sì. Di famiglia. Esatto. Vieni, guardiano! Bah, ecco. Al Gundam arriva. Oh, Rio! Ti ricordi cos'è quello? Sì, è un cacciavite che iniziamo a svitarlo come si deve. Senti, quell'affare io l'ho maledetto in tutte le salse in Final Fantasy V. E tu lo sai bene. Certo che lo so, io mi diverto infatti. Ah, spiritoso. Aspetta, Evan, non hai bisogno di fare questo. Certo, no. Ti ascolterà Lid. Sì, guarda. Certo. Allora, io ho giocato tanti giochi, ho visto anime, ho visto film. Ogni volta che viene questa frase, non devi farlo per forza, eccetera, lo fa lo stesso, non esatto. Ditela. Esatto. Cambiate tipo di frasi. Non ho l'obbligo? Certo che non ho l'obbligo di farlo. Ho scelto di servirlo. Vantatene. Vai a quel paese per non dire altro. Cioè, vantatene, hai poco di cui vantarti. Sì, veramente. Potresti unirti a me, Lid. Comunque... Ok, vota a favore. Però non vorrei farvi notare, è proprio davanti al cannone, se quello poco a poco si sbaglia... No, aspetta, è geniale. Tipo, adesso vedi Evan che fa... Bene, guardiano, fuoco! Ah, io non ci avevo pensato. Che
che bello. Cioè, sarebbe bellissimo. L'intelligenza di certi NPC è davvero spaventosa. Però sarebbe più una scena alla Gilgamesh di Final Fantasy V. Sarebbe fighissimo. Una cosa del genere. Esatto. L'Excalibur. Lavorare per Lord Veritas, aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi, è il più grande onore che qualunque ingegnere di Airship che si ritenga tale possa sognare. Sì, sì, bla bla bla. Che bla, sogni bla. Di cacca che fai. Esatto, cioè, decisamente. Di cosa stai parlando, Evan? Cosa ti è successo? Ti ho detto, secondo me è stata colpa di me, Chobo, perché... Sì, l'ha colpito dove non doveva. Eccolo! Eccolo! Ecco me, Chobo! Eccolo! Ah. Non dirmi che sei ancora legata a quella fantasia infantile di una produzione di massa di Airship? Senti... A me Lead non mi sta molto simpatica, però a dire una ma cosa guarda, del genere di fronte a me e di fronte a me, Chobo, che è il suo animaletto preferito, mi fa innervosire. Decisamente, ma poi... Allora, diciamo che non siamo stati teneri con Lead in questi episodi, ma no, dovendo niente. Crescere con una testa di cavolo, per non dire di peggio, come te, inizia a giustificare tutti i comportamenti di questa povera ragazza. Già, probabilmente si sarà sentita molto sola quando te ne sei andato, brutto deficiente. Ma ci ha solo guadagnato, visto le merita a testa di cavolo che... Già. Adesso ci vorrebbe Mechabo che carica a testa bassa e lo butta giù dal 18° piano. Dai, vai Mechabo! Qualcuna si è adirata. Non è infantile, vai all'inferno, Evan. Brava, 92 Lead. Minuti di applausi per 92 Lead. 92 minuti di applauso. Bravissima. Non so se gli applausi si sentono, ma non mi interessa. Se li hai meritati tutti. Esatto. Sono ufficialmente entrato nel team Lead adesso. Esatto. Ah, meno male che bene, si è spostato. Allora è così che stanno le cose. Penso che sia tutto, sorellina. Qui è dove ci dividiamo. Vai, vai, vai via, non abbiamo bisogno di te. Dannazione. Ragazzi, non abbiamo scelta, dobbiamo farlo. Mamma mia. Tu non puoi passare. E figurati. Figuriamoci. È Gandalf, ragazzi. La versione meccanica di Gandalf. Protocollo difensivo attivato. Sì. Te lo facciamo vedere noi il protocollo difensivo. Esatto. Ma che roba è? È Laswell, Gandalf. È semplice. È Gandalf con i cannoni. Cioè siete esatto. Fottuti praticamente. Fate attenzione tutti quanti. È equipaggiato in maniera molto diversa dagli altri che abbiamo distrutto finora. Beh, in effetti non abbiamo mai trovato uno con già. Cannoni e mitragliatrici così equipaggiati, in effetti. Brutto schifoso da Final Fantasy V sei venuto a tormentarmi. Beh, allora lo rimanderemo a casa con il nostro amichetto Kurasame, direttamente da Type Zero, è venuta apposta per farti ciaone. Ah, mi sento molto meglio. Già. Il problema avete visto tutti quanti, vero? Già. Fantastico. È rimasto l'1%. Yuppie. Sapete tutti cosa vuol dire, no? Già. Conto 1. Questo tizio sta facendo sul serio. Ma dai. Perché ha detto conto 1, attenzione. È una specie wow. di countdown. Fatti. Eccolo, è pronto. Sta caricando il solar raggio. È un Pokémon in realtà. Già. Arriva.
No! 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 Pensavo! No! 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 Beh, Ciobo, stai bene? Non ti sei fatto niente? Ti prego, non dirmi che sei fatto in pezzettini, Ciobo! Vabbè, praticamente Lid urla perché... È per le mie orecchie, Zucchi eviterà. Ti ringrazio. Sì. Beh, Ciobo! No! No! Infatti, anche Fina, no! Ci ha protetti. Dobbiamo ringraziare Mechabo per averci salvati. È stata davvero una creatura degna di essere stata creata. Sì, ma io non voglio che finisca così. No, io non voglio. Mechabo, grazie. Ti riparerò al più presto possibile, te lo prometto. Sì, Lid, devi farlo. Esatto. Lid. Non posso perdonarlo, anche se è il mio stesso fratello, questo è troppo. Sono ancora d'accordo con te, Lid. Ho voglia di menare le mani come mai in passato su Exvius. Esatto. Infatti, lui non è più mio fratello. La prossima volta che lo vedo, lo spedirò dritto nelle Farplane. Oh sì, puoi scommetterci. Già. Poi lo facciamo resuscitare e lo riammazziamo di nuovo. Per rispedirlo di nuovo nelle Farplane. Esatto. Bersaglio individuato. Tempo per la ricarica dei cannoni, 15 minuti. Ancora sto robo, ma vai via! Non ti lasceremo 15 minuti. Già. Lid, sembra che dobbiamo andarcene da questo posto prima. Allora seguitemi. Fuggi. Mi sembra anche il caso di fuggire. È un carrello da miniera? Che figo, come su Minecraft. Già. Salite, ci porterà via di qui in un lampo. Veloci! Io stavo per sparare, però. Ehi. No, vai via, show. Oh, è riuscito a sparare, però. No, questa musica! Già. Mi sento male, ragazzi. Ragazzi, mi sento male. Final Fantasy VI è il mio gioco preferito. Proprio quando pensavamo di essere al sicuro. Sembra che non ci sarà permesso di andarcene via così facilmente. Oh, io mi sto sentendo benissimo in questo momento. Sono le sorprese di Exvius, ragazzi. C'è un motivo se portiamo questo gioco sul canale. Mi sta scendendo la lacrimuccia. Che c'è, Laswell? Non sembri stare bene. Oh mio Dio. No, non preoccuparti per me. Io non sono preoccupato. Ok. L'ultima volta che hai detto così sei svenuto perché non stavi bevendo da ore e ore. Non ho detto che tu eri preoccupato. Oppure vuoi dire che io sono preoccupato? Ma di cosa state parlando, ragazzi? Ma cos'è? Ma smettetela! Ma insomma... Andiamo, non possiamo rallentare questa cosa giusto un poco? Oh santo cielo, mia. No, dai. C'ha tipo il mal di mare, la nausea, quelle cose così, capito? Dai, ma che razza di cavaliere sei? È un cavaliere di grande scelta, abbiamo imparato a conoscerli, Zu. Certo, tira quella leva e dovremmo rallentarci un pochino. Seriamente? Non va bene, i freni sono andati. Bene. Ok, prima schiantarsi. Oh no. Oh no.
No, vabbè. Attenzione, ragazzi, se questo carrello verrà attaccato, ci farà volare via. Ma dai. Ok, quindi dobbiamo evitare che venga attaccato. È abbastanza easy. Già. Yeah! Veloci, veloci, veloci! E niente, fine alla solita bimba che è stata portata alle montagne russe per la prima volta. Stupendo, bellissimo. Fida, questo non dovrebbe essere divertente. Lasciamo giudicare i cioccobini per questo, Rain. Esatto. Ok, tutto a posto, i freni sono sistemati. Meno male, non si morirà male almeno. Già. Ragazzi, attenti a non cadere. Dovremmo uscire da qui molto presto. Si spera. Già. Oh, ce l'abbiamo fatta. Va bene, andiamo. Andiamocene via in un lampo. Ok. Va bene. Andare dove, Lid? Non intenderai davvero inseguire tuo fratello? Sid ha creato il primo airship perché ha amato i cieli. Ma la smettiamo di rispondere con cose che non c'entrano nulla con la domanda? Non ha fatto gli airship per essere usate come macchine da guerra. La tecnologia dovrebbe aiutare le persone, non ucciderle. E fin qui siamo anche d'accordo, Lid. Okay, vai al punto. Va bene. Ed è per questo che batterò Evan, ma lo batterò al modo mio, non al suo, capisci? Perfezionerò una produzione massiva di airship e gli dimostrerò che si sbaglia. Beh, a sto giro siamo con te, Lid, te l'ho detto. Già, ed è un'altra ragione per la quale dobbiamo sbrigarci ad andare al Tempio del Vento. Oh, grande Lid, grande Lid. Oltretutto ho promesso di essere la vostra guida, non è vero? Non sarò una guida se non vi porto dove volete andare. Caspita, che trasformazione questa ragazza. Te credo, appena ho scontrato il muso duro con suo fratello. Comunque, devo dirlo, questo si è trasformato in un lavoro molto più grande di quel che mi aspettassi. Lo chiamerei un calvario. Esagerata. Non è neanche preso schiaffi da Veritas ancora. Già. Cosa dovrebbero dire quei tre disgraziati lì dietro? E figurati. Figurati. Quindi quando finalmente arriveremo al Tempio del Vento, mi aspetterò un grande bonus per tutti i miei guai, capito? Quando mai? Sono sicuro che troveremo un accordo. Dopotutto siamo stati accompagnati da niente proprio di meno che il futuro Sid. Attenzione. Che lecchino, attenzione. Mamma mia. Rain. Basta con questo miele. E dopo aver vissuto uno dei più bei momenti di Final Fantasy VI, noi chiudiamo qui. Prima di sapere se riusciremo ad arrivare al Tempio del Vento, oppure se il fratello di Lid ci metterà ancora i bastoni tra le ruote, Zucchi vi invita a seguire tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Detto questo, ci vediamo alla prossima! Alla prossima! Ehi tu, stavi per chiudere il video senza lasciare nemmeno un pollice in su e senza condividerlo. Non vuoi che la famiglia di Cioccobini cresca sempre di più? Allora lasciaci un bel mi piace e condividi ovunque i bocco video. Non sei ancora iscritto al canale, Non c'è problema. In alto a destra troverai il mio musetto in versione ridotta. Cliccaci sopra e poi attiva la campanella. Non preoccuparti. Non attiverà strane suonerie, ma ti avviserà non appena sarà disponibile un nuovo video. Qui a sinistra trovi invece due video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo alla prossima.